buonasera a tutti. Per me è una grande gioia adesso stasera vedere questa sala così piena. Tonino mi ha detto, quando abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa, mi ha detto Tonino, dice, no sì, mi raccomando, fai vivere l'organizzazione alle donne. Questo è stato fatto, Tonino. Le ragazze erano tutte così prese. Vorrei ringraziare di cuore anche i segretari generali sia dei territori che delle categorie, perché le hanno aiutate molto, le hanno incoraggiate, è stato un bellissimo lavoro di squadra. Io sono soddisfatta e sono sempre orgogliosa, io lo dico, per me è un orgoglio rappresentare le donne delle CISL, e grazie ancora. Carissime amiche, carissimi amici, inizio con una frase I have dreamed. E il mio sogno è quello che un giorno, non molto lontano, la donna possa raggiungere quella parità di genere che insegue da secoli. E davanti a me ho ancora un altro sogno, un sindacato vigile che acquisisca la conoscenza delle problematiche femminili e la conseguente capacità di affrontarle e risolverle. Tutti gli esseri umani sognano, grandi che hanno scritto pagine indelebili di storia, come semplici cittadini. E se c'è l'impegno, la passione, la costanza, anche i sogni possono diventare conquiste sociali, traguardi che sembrano irraggiungibili. Care amiche, dobbiamo essere artefici di un nuovo protagonismo in continuità con il nostro passato, caratterizzato da lotte di donne coraggiose, eroine che la storia ci ripropone come esempio da imitare. Perché dal nostro impegno di oggi dipenderà il futuro del mondo femminile di domani. Né retorica né utopia la mia. Sappiamo bene che in passato la donna, condizionata da certi retaggi fascisti e del vecchio stato confessionale, veniva considerata appartenente all'esercito di riserva per dedicarsi completamente alla famiglia, dunque alla condizione riproduttiva, ai figli, ai componenti anziani di questo primo nucleo di società. Le conquiste del passato, come lo Stato sociale, oggi continuano a navigare nel mare dell'incertezza e il diritto alla completa parità di genere sembra ancora lontano. Ma non dobbiamo smettere di lottare, perché nel nostro orizzonte leggiamo l'importanza del valore donna. Un forte stimolo ad affrontare la marcata differenza di genere sul posto di lavoro, oggi presente in quasi tutti i segmenti della vita di un paese, che continua a rivelarsi a forte tradizione maschilista. Oltre l'orizzonte di ognuna di noi esiste un mondo femminile costretto a fare i conti con le ingiustizie, le guerre, le persecuzioni, la violenza singola o di gruppo, la privazione della libertà personale, la violenza di mani assassine di mariti, fidanzati e familiari. Alle emozioni e allo sdegno del momento spesso non segue un incisivo e duraturo impegno fatto di forti gesti di protagonismo, come se il male fatto alle donne debba rimanere un semplice episodio di cronaca di cui l'essere umano, fortemente influenzato da mass media, è destinato a diventare sempre più bulimico. Nella società liquida anche fatti eclatanti si dimenticano facilmente, come il gesto di quella mamma. Io ne ho parlato anche nel comunicato nella giornata dell'8 marzo, di quella mamma che di fronte al naufragio del barcone di immigrati sul quale si trovava in compagnia del figlioletto vide quest'ultima inabissarsi per la disperazione si convinse che la sua vita non avesse più senso e preferì morire in quel tratto di Mare Nostrum considerato ormai un cimitero di migranti. E poi il dramma vissuto dalle altre donne, altre immigrate che rimangono in ostaggio per decisione dei governi sui natanti che le hanno salvate mentre erano alla deriva. Mi chiedo e vi chiedo, si può essere così inumani, egoisti, in nome di una ideologia neonazionalista di cui noi italiani in passato siamo stati vittime e carnefici? Ed a proposito di indignazione, come dimenticare facilmente la proposta di un ministro dell'attuale governo che auspicava la riapertura delle case di tolleranza? Nell'era dell'eterno presente abbiamo dimenticato che la legge Merlin fu un'importante conquista non solo del mondo femminile, ma dell'Italia tutta, uscita distrutta dalla dittatura fascista, la cui ideologia contribuì
al rafforzamento della società maschilista e schiavista. Quella legge degli anni 50 dello scorso secolo sancì la sconfitta di una cultura arcaica, l'abolizione della schiavitù tollerata con la complicità di uno Stato autoritario. Il nostro è un no, fermo e deciso, alle nostalgie del passato, e siamo sempre più decisi a sfidare le organizzazioni che gestiscono la tratta delle schiave del sesso. E ai neonazionalisti populisti e sovranisti italiani ricordiamo con forza che la prostituzione non potrà mai assurgere al rango di lavoro. La crisi economica del 2008 non è ancora finita, l'aumento della disoccupazione e la crescita delle disuguaglianze stanno interessando e impoverendo in particolare le donne, sia in termini generali sia in rapporto con gli uomini. Lo conferma l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel quale viene evidenziato che i salari continuano a registrare una bassa crescita, al di sotto della precrisi del 2008, a conferma dell'inaccettabile differenza retributiva di genere, il 20% in meno rispetto agli uomini. Le negatività di questo trattamento producono effetti sia nell'immediato che sulla futura condizione pensionistica e sul divario salariale. La nostra segretaria generale Anna Maria Furlan ha sottolineato che le donne continuano a essere l'anello debole del mondo del lavoro e, ritenendo che ci troviamo di fronte a una situazione inaccettabile, ha auspicato che il sindacato internazionale dovrà fare di più, affrontando in tutti i consessi il tema del divario salariale e rivendicare una maggiore conciliazione tra lavoro delle donne e cura della famiglia. In Italia c'è una grande disparità di genere, un gender gap che supera il 40% e riguarda tra l'altro i redditi annui, i salari e gli stipendi, le carriere e la politica. Sulla parità di genere e politica, faccio un esempio, le donne calabresi si battono da tempo per ottenere la metà dei posti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale. Su questo fronte maggioranza e opposizione sono impegnate a tessere la classica tela di Penelope. Sull'equilibrio tra vita familiare e vita professionale, il Parlamento, la Commissione e il Consiglio europei nel gennaio di quest'anno hanno raggiunto un accordo preliminare sulla direttiva Work-Life Balance. Io tra qualche giorno, è una direttiva importante, tra qualche giorno conto di mandarvi sia la direttiva europea sia la nota integrativa dove viene spiegata bene. Da più parti sono state sollevate delle critiche, ma l'accordo rappresenta la presa di coscienza dei legislatori riguardo il cambiamento avvenuto negli ultimi 10 anni. In tal senso vengono riconosciuti gli stessi benefici al secondo genitore equivalente, la necessità di attuare misure diverse, universali per tutte le famiglie e in modo specifico per i nuclei in situazione di vulnerabilità. Si auspica dunque un rafforzamento del modello sociale più corrispondente alle nuove esigenze della famiglia europea, dove le donne e gli uomini sono chiamati a condividere in modo paritario le responsabilità di cura per i bambini e altri familiari bisognosi di assistenza. Se le previsioni indicano che nella fine di aprile l'approvazione della direttiva Work-Life Balance, quindi bilanciamento tra vita lavorativa e vita familiare, la conciliazione, non è altrettanto facile prevedere l'applicazione da parte dei 27 paesi UE, Italia compresa, dove il populismo di governo è pari all'euroscetticismo che caratterizza altri paesi del vecchio continente. Timori a parte, la direttiva in questione attribuisce grande importanza alla contrattazione decentrata, in particolare a quella di prossimità, riconoscendo alle stesse la funzione per garantire condizioni di pari opportunità tra lavoratori dei due sessi. Come donne del sindacato ci stiamo muovendo, con i risultati incoraggianti, per consolidare le buone pratiche relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un buon equilibrio tra queste due variabili non solo aiuterebbe la donna a superare il disagio che la costringe ad abbandonare il posto di lavoro e pertanto ad aumentare la possibilità di carriera, ma al tempo stesso di agevolare la condivisione con gli uomini dei carichi familiari fino ad oggi sbilanciati sulle donne. Per raggiungere questi obiettivi
Siamo consapevoli della presenza di un sindacato in grado di dare vita ai nuovi paradigmi culturali di condivisione, di collaborazione tra lavoratori di entrambi i sessi, presenti all'interno dello stesso nucleo familiare. Un sindacato vigile che nella nostra regione ha già programmato un monitoraggio di tutte le categorie per disegnare una mappa dei bisogni della donna e della famiglia e creare presupposti per il rafforzamento della leadership femminile. Questo auspicato protagonismo, una sorta di rivoluzione pacifica, in particolare deve riguardare territori complessi e in ritardo di sviluppo come la Calabria, regione dove esiste un sottilissimo confine tra parità formale e parità sostanziale. Il tutto agevolato da vecchi pregiudizi che ostacolano gran parte dei tentativi che il mondo dell'associazionismo e della società civile producono per realizzare la parità di genere, ancora oggi sbilanciata a favore degli ambienti maschili. In territori alle prese con la povertà infrastrutturale e socio-economica non mancano segmenti di popolazione che rimangono ingabbiati nell'odio sociale, amplificati dai new media, che difficilmente resistono alle lusinghe della criminalità organizzata. In contesti come questi è indispensabile la presenza di uno Stato innovatore che dovrà farsi carico dei rischi di investimento iniziale per modernare il territorio e restringere il gap con la parte più moderna del Paese. Gli effetti di un finanziamento statale nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'ingegneria sociale produrrebbe benefici anche sulla condizione della donna. Donne che al pari di altri cittadini sono destinate alle discariche sociali, magari dopo essere rimaste stritolate nell'ingranaggio della precarietà e del caporalato. Il Mezzogiorno e la Calabria continuano a pagare per questo fenomeno, rispetto al quale lo Stato dovrebbe essere più incisivo e diversamente presente. In Italia, invece, continua a prevalere il convincimento ideologico del ridimensionamento della presenza pubblica nelle attività economiche e sociali, perché si ritiene che l'intervento statale rappresenti sempre un fatto negativo per il benessere collettivo. I governi dilapidano risorse e ogni tentativo di ridistribuire la ricchezza dà vita a forme di perseguimento di interessi. Sì. Ci ha raggiunto, salutiamo il nostro segretario generale della FAI nazionale, Nofio Rosa, e finisce avere qui il segretario generale nazionale, è sempre un piacere e un onore per noi. Grazie. E questo, dicevo, uno dei corollari del sistema liberista che soffoca le istanze di solidarietà e nega qualsiasi responsabilità collettiva in sintonia con la frase celebre di Margaret Thatcher: non esiste la società. Recentemente Marianna Mazzuccato, nello Stato innovatore, ha dimostrato invece che lo Stato imprenditore è una condizione di prosperità futura. E se la società più sviluppata del nostro Paese è presente un'imprenditoria attiva, disposta a investire nell'innovazione oltre che nella produzione, nel Mezzogiorno e in Calabria aumentano disoccupazione, nuove povertà ed emarginazione. In questa regione, anch'essa vittima della società degli egoismi, chi non ha soldi muore, in barba ai diritti sanciti dalla Costituzione repubblicana. Non si tratta di una frase fatta, ma di una difficile realtà. Vedere tante madri di famiglia monoreddito, costrette oggi ad acquistare medicinali a credito, è un duro atto d'accusa verso il sistema che continua a indebolire lo Stato sociale. Nelle farmacie periferiche, soprattutto, persone anziane si presentano al farmacista con la libretta, che nell'immediato dopoguerra per gli italiani era l'unico modo per l'acquisto di generi di prima necessità. Qui, inoltre, la mancanza di infrastrutture familiari, in particolare gli asili nido, impedisce alla donna di conciliare i tempi di lavoro con quelli della famiglia, al punto da costringerla a rinunciare alla carriera e spesso al posto di lavoro. Non meno grave è la situazione sanitaria, per l'aumento o l'introduzione dei ticket e le lunghe liste di attesa. La cronica carenza infrastrutturale che obbliga molte donne di famiglie monoreddito e di disoccupati a non curarsi anche di fronte all'insorgenza di gravi patologie. Care amiche, gentili amici, vi prego
sia importante citare qualche dato sul divario di genere, una delle tante ingiustizie sociali che al tempo stesso rappresenta la palla al piede per lo sviluppo del territorio. Secondo il Global Gender Gap Index, l'Italia figura all'82esimo posto su 144 paesi presi in esame, con un arretramento di 32 posizioni rispetto al precedente rapporto. Le difficoltà generali dell'Italia si riverberano negativamente sul Mezzogiorno e la Calabria, che non può continuare a vivere di speranze, di visite toccate in fuga, di esponenti del governo che alimentano le illusioni e che poi si trasformano in depressione e sfiducia che contribuisce ad aumentare le distanze tra Stato e cittadino. Se la condizione della donna migliora, migliorerà tutta la società, aumenteranno i diritti collettivi e allora molti problemi del postmoderno e postindustriale si avvieranno alla soluzione, con il mondo che diventerà più equo, solidale e soprattutto più umano. Ecco perché noi donne dobbiamo diventare artefici di un nuovo protagonismo e, come ho detto, di una rivoluzione pacifica, perché sono queste le armi più efficaci per raggiungere una vera e dura parità di genere. Certo, la condizione, soprattutto per la regione, in forte ritardo di sviluppo è drammatica, ma non possiamo perdere l'ottimismo di un nostro impegno, perché come sostiene il politologo americano Noam Chomsky, possiamo essere pessimisti, darci per vinti e quindi lasciare che accada il peggio, oppure possiamo essere ottimisti, cogliere le opportunità che certamente esistono e in questo modo cercare di fare il mondo un posto migliore. Non c'è altra scelta. Il nostro impegno, concludo, aumenterà, il nostro ottimismo aumenterà pure, non verranno meno sicuramente le condizioni. E allora sulla condizione della donna nella società e nel mercato del lavoro auspichiamo nuove conquiste, isolando i retaggi del passato. Ritengo sia importante mettere in campo con la massima attenzione le nostre migliori energie e lanciare proposte nuove e alternative per affrontare una questione che non riguarda solo le donne, ma che attiene alla crescita complessiva della società. Per questo oggi chiedo ad ognuna di voi di contribuire con un rinnovato entusiasmo a questa enorme sfida che interessa la nostra regione. Qui ci sono le ragioni vere che ci hanno portato ad organizzare questo primo incontro, che non è altro che una tappa di un percorso più complesso per formulare una proposta organica e complessiva, per valorizzare il ruolo della donna nella società calabrese, a partire dal riconoscimento nel mondo del lavoro. Grazie.